Allora, si chiude con questa partita molto significativa, un anno solare nel quale abbiamo perso due finali, quella per la vittoria della Coppa Italia e quella per la promozione in A1, e che concludiamo al primo posto assieme a Cantù. Quindi credo che complessivamente l'anno solare vada giudicato positivamente. Stasera abbiamo giocato contro una squadra forte. In una partita strana perché segnata dal Covid di questa mattina di Marco Giuri, che quindi ha creato qualche piccola incomprensione tra società, chi voleva giocare, poi si voleva cambiare, poi si voleva restare a casa, poi si voleva giocare di nuovo. Questo sicuramente non ha influito positivamente diciamo, sull'attenzione da mettere sulla partita. Però la cosa che a me piace pensare è che senza Giuri e senza Antonutti, che sembra che cioè, non ce li dimentichiamo, non ce li dobbiamo dimenticare mai, cioè senza Giuri e senza Antonutti, e con Brandon Walters di nuovo, diciamo così, avviluppato nelle sue polemiche, ma con, come ha detto anche Mussini, con un Pellegrino super, con una squadra che nel suo complesso ha giocato, abbiamo battuto di 20 punti Torino, credo al completo. Abbiamo fatto segnare di nuovo 62 punti all'avversario, quindi confermandosi la miglior difesa del campionato. Credo che le ultime tre siamo state 62-55, quindi continuiamo a difendere, continuiamo a passarci la palla. Il Tatu Ebeling ci ha dato una mano importante. Sono molto contento per Ethan Esposito, anche perché ha giocato davanti ai suoi genitori che sono venuti dagli Stati Uniti e ha giocato una partita di grande concretezza. A fronte di un avversario che, e di questo gli va reso merito e vanno i miei complimenti, non ha mollato fino all'ultimo secondo, nonostante fossero avanti sotto di 20, hanno continuato a giocare fisicamente fino all'ultimo secondo. In una partita strana, nella quale siamo sempre stati avanti di tanto, i nostri avversari hanno tirato 26 tiri liberi, noi 10. In cui molti contatti sono stati concessi e alcuni contattini sono stati chiamati, per cui, come ho detto ai giocatori nello spogliatoio, facendogli gli auguri di buon Natale, dobbiamo essere pronti a giocare partite nelle quali non condivideremo il metro arbitrale, però bisogna giocare lo stesso, perché è chiaro che, diciamo così, come ho detto ai giocatori, arrivare in finale è importante e io credo che abbiamo guadagnato con il lavoro, con la fatica e con una società che ci sta alle spalle molto solida, che non ci fa mai mancare nulla, una credibilità importante. Forse, rispettando molto il lavoro di chi ci ha preceduto, sia dirigenziale che tecnico, abbiamo fatto un passo in avanti in termini di considerazione nel nostro mondo e nel nostro campionato. Adesso però bisogna fare l'ultimo passo. E per fare l'ultimo passo bisogna fare in modo che gli arbitri non esistano, cioè non avvilupparsi in polemiche che non servono, perché gli arbitri fanno il loro meglio come noi facciamo il nostro meglio. Ci sono delle giornate in cui noi facciamo 0 su 5 al tiro e ci sono giornate nelle quali gli arbitri perdono il controllo della partita e cominciano a fischiare falli tecnici a ripetizione. Però bisogna continuare a giocare, non si può pensare di sprecare un anno di lavoro litigando col pubblico, litigando con gli avversari. Quindi questa è una cosa della quale dobbiamo stare molto attenti perché è palese che siamo fra le squadre più forti del campionato. Non dico la più forte perché non. Altri colleghi hanno detto che avrebbero vinto il campionato senza perdere una partita e mi sembra che non li stia portando benissimo. Quindi io dico soltanto che siamo fra le squadre più forti del campionato. Però bisogna fare l'ultimo salto perché è chiaro che, diciamo così, tutto questo mole di lavoro societario, tecnico, fisico, fisioterapico, medico ha un obiettivo chiaro e dobbiamo essere pronti a raggiungerlo. Secondo me adesso non siamo ancora prontissimi. Buon Natale a tutti.